benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio continuare la serie di assaggio dei gelati, visto il periodo. Qualcosa di fresco è sempre ben accetto e voglio proporvi questo gelato della Dolciando che ho preso all'Eurospin al costo di 99 centesimi per la confezione, quindi poco meno di 35 centesimi a gelato. La confezione: 15 tre Big Choc Mystery a cioccolato bianco e biscotto. Si presentano così e mi hanno attirato subito, devo dire, perché mi sembrano assolutamente diversi dai soliti Magnum, diciamo, classici, insomma, quelli che appunto già conosciamo tutti, diversi dal solito gelato sullo stecco, ecco. Quindi, nella scatola dice: gelato gusto crema, con variegatura al gusto di biscotto al cacao, ricoperto al cioccolato bianco e pezzi di biscotto. Per cui sicuramente sarà qualcosa di buonissimo. Ogni gelato pesa 72 grammi. Lo vado subito ad aprire perché con questo caldo temo che si sciolga praticamente subito. Me lo aspettavo più piccolo, devo dire, invece è abbastanza grande, quasi come appunto un gelato normale sullo stecco. Si presenta molto bene con questa variegatura al cioccolato bianco e tutti i pezzetti di biscotto. Odora di cioccolato bianco. Ok, non vedo l'ora di assaggiarlo. Vado a mordere. Cioccolato bianco ha un buon sapore. E si sente anche la croccantezza del biscotto. Buono. Beh, rispetto alla confezione, la variegatura interna è decisamente assente. Si vede davvero pochissimo rispetto alla confezione in cui era, insomma, molto molto evidente. Buono, ma forse un pochino troppo dolce per i miei gusti. Non riesco ad avvertire il sapore del biscotto all'interno del gelato, perché appunto la variegatura dovrebbe essere al gusto di biscotto al cacao. E io non l'avverto proprio. Sto mangiando un classico gelato, insomma, sullo stecco, ricoperto appunto col cioccolato bianco, la croccantezza del biscotto, ma no. Niente di che. Sicuramente molto rinfrescante e goloso. Se avete voglia di qualcosa di dolce, di un gelato molto semplice, come questo, insomma, potete tranquillamente mangiarlo. Nella sua semplicità io lo trovo buono, ma al solito, per i miei gusti, chi mi segue lo sa, io non amo le cose eccessivamente dolci. Questo per i miei gusti è fin troppo dolce. Lo sto mangiando semplicemente perché ho voglia davvero di qualcosa di fresco. Finito il mio gelato, adesso vado a leggervi gli ingredienti e
e diamo un'occhiata anche alle calorie. Per questo spuntino fresco, ma decisamente abbondantemente calorico, perché un gelato contiene 243 calorie, quindi abbastanza, direi, per una merendina o per una pausa. La dicitura sulla confezione ci dice: gelato a gusto crema al 58%, con variegatura al gusto di biscotto al cacao al 7%, ricoperto di cioccolato bianco al 31% e pezzi di biscotto al 4%. Come ingredienti, al primo posto troviamo lo zucchero. Ecco perché ho avuto l'impressione forse che fosse eccessivamente dolce. Poi abbiamo latte scremato, acqua, burro di cacao, concentrato di proteine del siero del latte, grasso di cocco, siero di latte in polvere, panna, sciroppo di glucosio fruttosio, sciroppo di glucosio, grassi del latte, farina di frumento, latte scremato in polvere, burro, emulsionanti, monogliceridi degli aceti grassi, lecitine, girasole, beh, poi ci sono tutta una serie di altri nomi che non vi so leggere, che sono parecchio difficili. E vi lascerò comunque al solito la foto della lista degli ingredienti alla fine del video. E infine abbiamo aroma naturale di vaniglia, sale, agenti lievitanti, carbone di sodio, correttori di acidità, carbonati di potassio. Poi penso che questi sono riferiti appunto al biscotto, perché il gelato non ha bisogno di lievitare. E vabbè. Bene, lo sfizio di assaggiare questo gelato che mi sembrava davvero così invitante, me lo sono tolto. Presumibilmente non lo ricomprerò perché onestamente sono rimasta un po' delusa. Mi aspettavo qualcosa in più. Vista anche la foto all'interno, insomma, avrei voluto sentire un po' di più il gusto del cacao. Invece ho sentito soltanto il gusto del gelato alla crema, anche se secondo me più che altro è molto lattoso, molto pannoso, ecco. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere utile nello scegliere la vostra pausa fresca e golosa. Fatemi sapere se anche voi lo assaggiate o se volete che io assaggi per voi altri gelati. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima ricetta o al prossimo assaggio. Ciao!